Cappotti pacchiani inverno, la mia lista nera. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Sono felicissima di notare quanto il mio video sulle scarpe pacchiane inverno vi sia piaciuto. E allora ascolto le vostre richieste e ritorniamo con un video della stessa serie, però sui cappotti. Quali sono, secondo me, ovviamente, i 5 cappotti più pacchiani di quest'inverno? Lo scopriremo fra pochissimo in questo video, ma prima è utile dire e sottolineare che se per caso avete uno di questi cappotti non c'è nessun problema, nessuno vi giudica. Semplicemente trovo che questi cappotti non siano eleganti. Ecco, sono cappotti tra l'altro molto costosi, molto modaioli, che spesso indossano anche star di Hollywood. Quindi si tratta soltanto di un gusto stilistico personale. Inoltre, trovo che questi video in realtà, oltre che essere freschi, leggeri, ironici, siano utili soprattutto alle ultime generazioni, perché si tende a pensare che tutto quello che è di moda va indossato a tutti i costi, anche se è oggettivamente brutto. Che ne pensate? Siete d'accordo con me? Fatemelo sapere qua sotto con un commento e mi raccomando, fate pollice in su se questo argomento e questo video vi piace, così mi sosterrete e capirò cosa vi piace e cosa non vi piace. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale così non perderete i video futuri e se volete addentrarvi un po' di più nell'argomento bon ton, casa, automiglioramento, potete abbonarvi al canale. Ovviamente è a pagamento su 3 diversi livelli in base alle vostre esigenze. Ci sono anche delle bellissime emoji a solo 0,99 create personalmente da mia figlia. Per più informazioni vi invito a consultare la info box. I cappotti, i capispalla in generale, rappresentano un elemento fondamentale dell'abbigliamento dell'essere umano. Infatti le giacche, i giacconi, i cappotti ci riparano dal freddo. Ma questi non rappresentano soltanto un elemento funzionale, quindi un elemento utile al ripararsi dal freddo, come le scarpe diventano di moda, quindi in base ai vari modelli possiamo scegliere quello che attira di più l'attenzione. Sì, ma se attira l'attenzione cosa significa? Non per forza è un qualcosa di bello, è semplicemente qualcosa che attira l'attenzione. Ma sono sicura converrete con me che non è elegante. E allora cominciamo con il primo cappotto pacchiano, un cappotto pezzato, in pieno stile mucca dal pelo lungo. Si tratta di un capospalla in shearling di bottega veneta dal prezzo esorbitante. Questo cappotto è una via di mezzo tra una mucca e il noto personaggio del film Guerre Stellari. Trovo che questo cappotto, nonostante sia di ottima fattura, senza ombra di dubbio, vada un po' a togliere in quanto ad eleganza. E quindi non è tra i peggiori, ecco, vi invito a seguire questo video fino alla fine perché l'ultimo è veramente una chicca jolly da non perdere. Quindi il primo, questo primo che vi sto elencando è il meno peggio, pensate un po'. Per fortuna non è molto famoso, quindi io direi di passare direttamente al secondo capospalla pacchiano per questo inverno che conoscono davvero tutti, ed è il Teddy Bear di Max Mara. Nonostante io ami tantissimo questo marchio perché lo trovo davvero elegante in tantissime delle sue proposte, il Teddy Bear di Max Mara proprio non lo posso vedere. Nonostante sia incredibilmente alla moda, tutte le più grandi fashion blogger lo indossano, l'hanno indossato e continuano a indossarlo, ma anche le più famose celebrità americane. Il Teddy Bear rappresenta un gigantesco orsacchiotto morbido che ci avvolge e ci rende estremamente goffe. Ma a parte il modello a uovo, che poi è anche un modello di cappotto, trovo che proprio il materiale usato sia di scarsa qualità. Forse una mia percezione, non lo so. Mi sa proprio di toccare un peluche e io il peluche lo vorrei in camera, ma non addosso. Inoltre in molti casi viene indossato proprio oversize, quindi va proprio a ingigantire la figura e a renderla poco armoniosa.
Di un tessuto simile, se non vedo male, è questo cappotto che raggiunge veramente l'apice del pacchiano, indossato da Rihanna e dalla figlia di Alec Baldwin, che adesso non mi ricordo come si chiama, però è molto famosa tra i teenager e tra i giovani. È a tutti gli effetti un fringe coat, quindi un cappotto con le frange. Avevate mai visto qualcosa del genere? Io no, e spero di non vederlo mai più. Terzo capospalla pacchiano, so che qui mi attirerò le antipatie di molti, e si tratta del Moncler. Ora ci sono tantissimi modelli, però io parlo ovviamente di quello classico, quindi bello imbottito, lucido, nero, che va tantissimo di moda da tanti anni ormai, ma io l'ho sempre trovato davvero brutto. So che in questo momento molte di voi storceranno il naso, perché mi sembra un grande sacco della spazzatura imbottito. Ecco, ho sempre questa impressione, nonostante i prezzi, soprattutto ora che Moncler è aumentato ancora di più in quanto a prestigio, sono altissimi. Alcune delle loro creazioni mi piacciono, devo dire la verità, altre, come la loro linea classica, proprio no. Ma vogliamo parlare di quest'altro modello color involucro della tachipirina? Ecco, anche questo proprio non mi piace. Quindi sono dei modelli davvero pacchiani e non di mio gusto. Voi lo avete questo giaccone? Vi piace? Se sì, perché? Ecco, parliamone qua sotto nella sezione commenti. E passiamo alla quarta categoria, il quarto capospalla pacchiano sono tutti quei cappotti volutamente oversize, quindi maxi, giganteschi. Ecco, da qualche anno che c'è questa moda e io ancora non capisco il perché. Forse perché va di moda l'idea, partendo dalle giacche, che la ragazza indossi la giacca del fidanzato. Non lo so se è legato a questo, voi sicuramente ne saprete più di me e in tal caso fatemelo sapere. Però ho visto sulle passerelle questi cappotti davvero enormi. Questo cappotto oversize, ad esempio, è di Ami Paris, che va molto di moda. L'ho visto anche su luisaviaroma.com, è un marchio che io non conoscevo. Perché? Cioè, io non andrei mai in giro con un cappotto del genere, che poi ha anche delle maniche lunghissime. A volte io vado in negozio, vedo che un vestito mi veste palesemente male, è successo di recente tra l'altro, e le maniche sono lunghe perché ho scelto una taglia palesemente più grande della mia, e spesso la commessa mi dice ma vanno di moda, ma sono brutte, quindi io non le indosso comunque. Sia le giacche che i cappotti a doppio petto oversize, quindi davvero giganteschi, delle spallone, altro che anni 80, gli anni 80 fanno un baffo. Va bene, andiamo all'ultimo, un vero dulcis in fundo. Bomber e giacche a vento con logo, quindi con il nome del marchio, del brand. L'abbiamo viste di Balenciaga, l'abbiamo viste anche di Burberry, ce ne sono tantissime. Ecco, ai miei tempi, quando io ero più giovane, adolescente, c'erano i famosi 883, vi ricordate? Una mia carissima amica ce l'aveva, ma tanti miei compagni di classe ce l'avevano, erano davvero in voga tra i teenager, e ancora adesso vedo che, nonostante insomma ormai i millennial siano adulti, io adesso vado per i 42, spesso vedo ancora in giro questi giacconi, ovviamente rivisitati, però con il logo ben in vista. Ecco, tutto quello che ha un logo veramente tanto in vista è meglio evitarlo, soprattutto queste giacche che sanno un po' troppo di già visto, di ostentare una marca, e forse in alcuni casi anche di falso, perché ci sono talmente tanti capi contraffatti con questi marchi stampati davanti, che a un primo sguardo potrebbero sembrare finti, ma a parte questo sono oggettivamente brutti. E dulcis in fundo, quindi abbiamo atteso fino adesso il momento più esaltante del video, la cappa imbottita. Avevate mai visto una cappa del genere imbottita? Questa è di Bottega Veneta, non so se qualcun altro ha avuto il coraggio di crearla. In ogni caso facciamo subito l'effetto fantasma formaggino, ci mancava, è perfetta per Halloween, che ne pensate? Tra l'altro ho scoperto che il fantasma formaggino ha una pagina Wikipedia, una cosa incredibile, come non ce l'ho io e c'era il fantasma formaggino, cioè voglio dire, vabbè, ovviamente io scherzo ragazze, è chiaro che scherzo, questo veramente è un video un po' sciocchino, però che ci fa sorridere, ci fa prendere le cose un pochino alla leggera e ci fa allontanare dai nostri gravosi pensieri che ogni tanto abbiamo, soprattutto se stiamo attraversando un periodo difficile e può succedere, insomma non
è un periodo storico davvero semplicissimo e quindi io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, spero di avervi fatto sorridere, se è così mi raccomando sostenetemi con un pollice in su e noi ci vediamo fra qualche giorno al prossimo video e buon anno, spero che trascorriate un capodanno strepitoso e che iniziate un nuovo anno con una nuova linfa vitale, una nuova carica, ricominciando da zero. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!